Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrare la mia collezione cartopazzosa, che non è chissà che cos'è, cioè nel senso non è che è giganterrima, non vi aspettate milioni e milioni di sticker perché non ce li ho, però comunque ci tenevo a mostrarvi quello che ho racimolato nel corso degli anni. Non penso di ricordarmi dove ho comprato tutte quante le cose, perché la mia memoria insomma non è che è proprio quelle di un tempo quando studiavo, per questi altri dettagli, però insomma ci tenevo a mostrarvela. Per chi non lo sapesse, io ho 3 agende, magari ve le siete perse o non l'avete viste e ve le ho fatto molto male, quindi vi lascio nel pallino l'informazione che sta qui o sta lì, non mi ricordo mai, i video in cui vi mostravo le mie 3 agende. Per chi è nuovo, prima cosa, benvenuto sul mio canale. E seconda cosa, la campanella l'hai attivata? Hai schiacciato sulla campanella per ricevere le notifiche? Perché YouTube a volte è una brutta persona che non vi invia le notifiche. Mi raccomando, attivate la campanella, vi aspetto, Fatto! La mia agenda principale è questa qui, ed è un formato personal, vedete che è piccolina, e praticamente è un'agenda che ho comprato più di un anno fa, forse 2 anni fa. È una cartoleria della mia zona, e quindi diciamo che l'ho pagata solamente 15 euro, ed è la prima agenda che io ho avuto senza conoscere nulla del mondo della cartopazzia. Poi man mano mi sono un pochino diventata, ecco, più esperta. Poi l'altra agenda che utilizzo è questa, sempre in formato A6, che la utilizzo per YouTube, e quindi questa qui, niente, era un'agenda che avevo non so perché a casa, così l'ho trovata e l'ho utilizzata appunto per programmarmi i video su YouTube, perché sennò non ce la posso fare. E poi ho un'altra agenda che ho fatto di recente, che è questa qui, che più che un'agenda è un quadernino che io ho adibito ad agenda, comprato dai cinesi per credo 3 euro, ed è con i gufetti, ed è quella che io utilizzo per, diciamo, il mondo della bellezza, dei capelli, dei consigli e dello shopping che poi faccio inerente a questo mondo. Passiamo al pianeta sticker. Io gli sticker, la prima cosa che ovviamente si utilizza per decorare l'agenda sono gli sticker. Io gli sticker li ho di varie marche, di prese da varie parti, sia da AliExpress, sia gli ultimi che ho preso, li ho presi da Accessorize, e diciamo che li prendo un po' dove capita, però per la maggior parte li stampo da sola e li trovo su Pinterest, li riduco nella forma che più mi interessa. Io praticamente l'agenda la decoro su 2 settimane, con questa disposizione che finalmente, dopo aver cambiato 3 disposizioni, finalmente mi piace, e quindi io li stampo gli sticker in questo formato. Tutti gli sticker poi invece che io ho stampato da internet li raccolgo e li conservo in questo raccoglitore qui, che vi ho mostrato anche questo in un altro video. Ho comprato dei vari inserti per poter conservare meglio gli sticker e soprattutto per poterli dividere in base magari al tema o magari al periodo a cui si riferiscono, altrimenti veramente è un macello con questi sticker che stampo, perché non avendoli tutti quanti sullo stesso foglio o raggruppati come se li stessi comprando, è un po' un macello. Io poi li attacco sull'agenda con la colla oppure semplicemente con dello scotch adesivo, anche se sto cercando la colla quella a rullo, quello tipo come se fosse un correttore a nastro. Quindi se qualcuno di voi sa dove comprarla, perché io non l'ho fatto da nessuna parte, magari non a prezzi esagerati, ve lo faccio sapere giù. Altra sicuramente cosa che serve per decorare l'agenda sono gli washi tape o decotape, dipende da che materiale sono fatti. Io anche questi li ho comprati in varie parti, li ho comprati sia da AliExpress per la maggior parte, ormai AliExpress dovrei sposarlo perché c'è, andiamo d'accordo, un po' meno col mio portafoglio, però questi sono altri dettagli. I primi proprio che ho comprato sono questi, poi li ho comprati anche, li prendo sempre dalla Lidl quando ci sono le offerte, perché mettono gli washi tape a buon prezzo, specialmente quando è il periodo di Natale. Io finalmente li ho comprati di Natale, ve li potete trovare comunque dove volete. Io li prendo anche per esempio i cinesi che ci sono nella mia città. Li prendo dalla Coop, se a volte li trovo, oppure li posso trovare in dei negozi tipo Acqua e Sapone. Quando fanno le offerte le trovate praticamente ovunque. Le prime penne che ho comprato sono queste qua,
e sono quelle che mettono in offerta all'Eurospin quando fanno le offerte per la scuola, e sono della Fine Liner, non so che marca sia, e sono quelle, praticamente, per capirci, quelle con la punta piccolina, e servono appunto, sono tipo a gel, credo che siano. Poi abbiamo queste, che chi non le conosce, praticamente le hanno ormai tutte le cartoparte del mondo, e sono queste sempre da AliExpress, le vendono anche su Wish, le vendono anche su Bonpreti Store, le vendono praticamente dovunque. E diciamoci la verità, io le ho comprate innanzitutto perché mi piace molto di queste penne il design. Poi ovviamente vi dovete sbizzarrire con i colori. Io i colori ne ho tantissimi, sia a matita che a spirito. Ho questi qua, per esempio, che ho comprato da Tiger. Questi sono quelli che fanno, che scrivono a righe. Poi ci sono quelli che hanno tipo, per esempio, gli stampini, quindi che scrivono con la freccia, che scrivono con il cuore, e chi più ne ha più ne metta. E poi ovviamente anche i colori a matita sono molto utili per decorare l'agenda. Le penne invece che utilizzo sempre, che praticamente mi accompagnano quando scrivo qualcosa durante la settimana, sono le Fiction, che penso che anche queste conoscete. Sono queste qui, che sono quelle cancellabili, e ce l'ho sia blu, sia rossa e sia verde, anche se so che ci sono di tutti i colori, quindi mi piacciono veramente tantissimo. Poi sempre per quanto riguarda le penne, ho queste che ho comprato recentemente, sto aspettando un altro set di AliExpress sempre per la calligrafia. Queste ve le ho fatte vedere in un altro video in cui vi facevo vedere gli acquisti creativi, e sono le penne appunto per iniziare a scrivere, appunto per calligrafare, se si dice così, e sono quelle per il brush lettering. Poi fanno parte della collezione anche buono a menzionarle, varie forbici, perché nel frattempo ho preso vari tipi di forbici, quelle grandi, quelle più piccole, quelle che utilizzo solamente per tagliare lo scotch di adesivo perché mi combina veramente un disastro sulle forbici, e quelle che utilizzo per tagliare le cose più piccoline e la foratrice, poi vari scotch che adesso ho finito quindi non ve li posso mostrare, le colle, e poi utilizzo anche un'altra cosa molto importante, che sono i timbri, anche se non so se si può chiamare una vera e propria collezione perché ne ho solamente pochissimi, perché quelli, diciamo, che costicchiano, e quindi li sto prendendo man mano. Vabbè, poi nel cassetto abbiamo delle meraviglie, dico io, abbiamo delle graffette, e queste che servono appunto, le pinzette che servono per magari prendere anche dei fogli. Poi abbiamo le altre graffette colorate e la colla glitterata. Come altri strumenti che utilizzo abbiamo per esempio questi, che sono dei normografi, che poi vado ad utilizzare con la matita, e questo che serve per, l'avete già visto, per un nastro decorativo tipo washi tape, però già bel preparato, che ha le varie parti del caffè. Come altre decorazioni, qui ho per esempio queste che utilizzo in Natale, altri pezzi di carta che magari mi sono tenuta che mi possono servire, tipo per esempio questi che sono delle portaposate, ecco, se posso chiamarli così, che ho trovato ad un ristorante e quindi me li sono tenuti perché mi piacevano tantissimo, e poi magari altri fogli che trovo da qualche parte. Quindi niente ragazzi, questa è tutta la mia collezione cartopazzosa, che avete capito non è chissà quanto grande, però comunque spero che vi sia piaciuto questo video. Se così, mi raccomando, tanti like, così capirò subito che vi è piaciuto. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo come sempre nel prossimo video, e mi raccomando, come vi dico sempre, fate bravi, ciao!